È il momento di chiamare il nuotatore, per cui gli atleti, saltando anche noi in prima persona, Fabrizio Bastelli, che purtroppo non poteva essere qui per quest'oggi, ma vediamo chi si tuffa nella vasca, ovvero Mirko Di Tora, Diana Barbieri e Laria Bianchi. Allora, l'usanza con Mirko è che gli si dà il microfono e poi ci pensa lui, e poi magari interveniamo ogni tanto. Prima ho saluto tutti e tre, e state, non mi chiede di intervistare a parlare. Buongiorno a tutti, innanzitutto ricollegandomi a quello che diceva poc'anzi Giovanni, è vero, la nostra realtà è una realtà molto piccola, dove siamo poche persone, sia in quello che è il lato dirigenziale della società che quello degli atleti, ed è proprio per questo che ci siamo autodefiniti inizio anno pochi ma buoni, e volevamo cogliere questa occasione tra l'altro per omaggiare della maglietta della nostra società, Azzurro 91, che porta il motto pochi ma buoni pensato da Giovanni inizio anno sul retro. Volevamo omaggiare il nostro assessore. Sarà anche modesti ma modesti questo dello spirito. Poi io non lo faccio mai, anche perché non so, magari qualcuno di voi che ha avuto modo di seguire le gare di nuoto e vede anche le interviste alla fine può confermare, non mi fermo mai a fare dei ringraziamenti particolari per paura di scadere nella banalità, però trovo giusto in questa occasione, ogni tanto bisogna anche ricordarsi di chi ci permette di ottenere questi risultati, ringraziare il mio allenatore Fabrizio Bastelli, del quale già si è parlato tanto, il CSI che da 8 anni che io nuoto per questa società mi permette di essere sempre tranquillissimo e non dover pensare ad altro se non a fare quello che mi piace e che poi fortuna ha voluto essere diventato anche il mio mestiere, quindi nuotare. E poi ringraziamo anche, penso di poterlo fare a nome di tutti i miei compagni di squadra, l'assessore per il lavoro svolto che poi abbiamo appena saputo essersi concluso nel migliore dei modi riguardante gli impianti di questa città. Ci rendiamo conto del lavoro che è stato fatto e non, quando ho comunque anche lanciato provocatoriamente delle provocazioni, appunto delle polemiche in TV, non mi riferivo di sicuro al comune, ma forse ancora un po' più, certe cose non dovrei dirle, però insomma non si può neanche far finta di niente. Trovo paradossale che il CONI decida di sbarazzarsi del suo impianto dove ci nuotano 5 atleti che stanno per andare ai giochi a un mese dai giochi stessi, quindi insomma grazie al comune che ci ha permesso di ridurre al minimo il disagio che abbiamo incontrato. Intanto pensavo all'emozione di andare ai giochi, per Ilaria è la seconda volta, perché l'emozione è già ricordata, anche se la prima è giovanissima, per cui con quale impegno, con quale motivazione le affronterai, poi per Arianna vediamo dopo Arianna. Sì, ho fatto 4 anni fa le Olimpiadi che avevo 18 anni, quindi proprio quella era la mia prima esperienza a livello assoluto, è stata una grande emozione, me la ricordo ancora benissimo. Questa volta qui vado un po' più tranquilla sicuramente, poi ci sono l'altra volta ero da sola, adesso dobbiamo, cioè, sia mio allenatore che mio compagno di squadra, quindi sono molto tranquilla. Stare ferma, posare per sto qui come testimonial del nuoto italiano o bolognese, oppure prepararsi a tuffarsi al primo delle Olimpiadi? Beh, decisamente prepararsi per le Olimpiadi, comunque frutto di un lavoro di quasi 4 anni che sono qua a Bologna nella squadra dell'Azzurra, e un lavoro di 4 anni che insieme al mio allenatore e compagno di squadra mi ha fatto arrivare fino a qui. E sicuramente un'esperienza che spero sia la più bella della vita, e
bello anche da condividere con compagni di squadra e San Pasquale che viene anche il nostro allenatore, quindi ci sono tutti i presupposti per andare lì tranquillamente e cercare di fare il meglio possibile e divertirsi soprattutto. La stampa trovate poi tutti i loro successi ottenuti fin qui, non l'ultimo un paio di mesi fa, nemmeno un mese e mezzo fa, agli europei di Debrecen, sono tornati in tre con sei medaglie, per cui ne hanno fatte parecchie di conquiste, poi ci mettiamo i 21 ori italiani, quant'altro, di mie, e quant'altro, faccio una lista parecchio lunga. Rimanendo sui prossimi giochi, appunto questo momento di in bocca al lupo, vede anche, magari chiamiamo anche Andrea, appunto, ci voleva un trolley per invitarlo a Londra, ma non potendo, è comunque un borsello da viaggio per l'assessore Prigionevo, nel caso volesse unirsi alla compagnia. E poi c'è anche la bandiera che magari possiamo chiamare, visto che solitamente gli atleti azzurri vanno alle Olimpiadi con la bandiera italiana, in questo caso aggiungiamo anche la bandiera del CSM che potreste portare con voi. Ricompugniamoci. Grazie.